Ciao, sono Mario, 42 anni, soffro d'amnesia, non ricordo il passato. Bentrovati ragazzi sul canale d'animaggio, eccoci qua. Siamo al terzo gameplay di Little Nightmare, gioco per PlayStation 4 che sto registrando appunto direttamente con PS4 Pro, quindi dovreste trovare anche la risoluzione a 1080p. Andiamo avanti con questa straordinaria avventura in compagnia di Six, la nostra beniamina, amicuccetta e il suo accendino. E praticamente questo gioco lo sto giocando di quarto d'ora in quarto d'ora, praticamente caricando i video su YouTube. È un piccolo gioco della durata, dovrebbe essere di 2 o 3 ore in base anche a come giochiamo. E quindi io sto vedendo il gioco per la prima volta, siccome il gameplay è abbastanza semplice. Attenzione! Te fur di affar, sono morto. Dicevo, siccome il gameplay è abbastanza semplice, beh, lasciate perdere che sono morto così subito in avvio, però dico, si presta molto bene secondo me a farlo su YouTube. Ricordo a tutti che avendo le live bloccate, questo sarà uno degli ultimi giochi che probabilmente farò su YouTube in maniera completa, perché è un impegno notevole e dunque lascerò spazio poi alle partite a PES e FIFA in futuro e a video diversi, insomma. Però questo gioco voglio portarlo a termine, visto che ormai l'ho iniziato. Sono Pippo Franco! Fate entrare i barzellieri! Sto senza voce oggi, ragazzi. Aggiungerei anche un bel Dio fa. Di qua possiamo passare? Non c'era nulla da prendere lì. Boh. E qui? La nostra protagonista non si arrampica, Crivio. Aspetta. Installazione di Horizon completata. Ma Dio fa. E qua? Niente. Bene, continuiamo ad andare avanti, ragazzi, vediamo cosa succede. Ma di nuovo Dio fa. Fatte furb, cretino. Aiuto! Come si abbassa già? Non mi ricordo più. Ah, così. Ok, dobbiamo seguire questo. Vai, 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 vai! Pippo Franco proprio, entri nei barzellettieri, lo sapevo io. Senti nell'aria c'è già la nostra canzone d'amore che fa. Vabbè, direi che fino qui è giusto. E poi bisogna correre velocissimi seguendo l'ombra di questo coso qua. Ah, ok. Vai, vai. Pippa Franca, vai! Ok, e vaffanculo. Ma vaffanculo, ce l'ho fatta. Ce l'ho fatta! No! Denile! Sono morto in maniera così stupida? Sono Pippa Franco! Entro nel barzellieri! Denile! Sì, veramente pe. No! Ma aveva stato andato più avanti! Ma Dio cane! Ok, con calma adesso, eh. Calma. Bisogna fare tutto pianissimo in sto gioco. Oh, che succede? No! Silvio, aiutami! Six, corri, no? Madonna, ci danni. Sono Pippo Franco! Salta, Six! Six! Meno male, appena in tempo. Maria Eduarda, com'hai? Ma no, non c'è Anani. Bastardissimi programmatori di sto gioco. Ah, gli gnomi! Gli gnomini stupendamente colorati! A sua volta, come diceva il mago Gabriel. Trofeo guadagnato, la prigione. Molto bene, bene, bene. Come dice un mio collega, bene, bene, bene. Ha la voce di buffone, un mio collega a lavoro. Scusate ragazzi, non devo aver digerito la fagiolata, veramente proprio, come diceva il mago Gabriel. Sì, ma di buon caricamento, Dio fa, ma fate film, ma va veloce, ma basta, Dio fa. Ci siamo. C'è Pierino con la nonna sul balcone, lo vede la mamma e gli dice: Pierino, ma che stai facendo? Mi hai detto che devo buttare le robe vecchie. Daniele, smettila di fare Pippo Franco.
Attenzione, stanza con una sedia gigante. Un omino stupendamente bello. Vieni qua. Stardo. Ah, lo puoi chiudere dentro. Stardo. E adesso che l'ho preso? È qua dentro, no? Vediamo. Cose su sesso. Ma scusa, ma io. Tra l'altro si vede l'altra stanza, fatto di un male dietro, raccomando. Ma non c'è, era entrato lì dentro, non c'è più. Bene, qua possiamo fare la solita cosa, ovvero tirare fuori sti schedari qua che ci servono. Oh, e allora non facciamo niente qua. Chiudi sta porta, va, Dio fa. Fammi vedere qui nell'angolo se c'è qualcosa. Assolutamente niente. Probabilmente qui la sedia va spostata là. Vediamo. Beh, possiamo spostarla anche solo contro qua. E salirci su veramente proprio, ma sali, Dio fa, sei lì sopra. Fatte fur. Sali? Cos'è il cervello? Ah, possiamo accendere questa. Io credo che queste lanterne siano delle cose in più perché il gioco salva già in altri frangenti. Però non riesco a capire. Forse trovando tutte quelle lanterne magari ci dà un finale diverso. Non so, sono cose che sto ipotizzando io, ragazzi. Comunque bisogna tornare indietro per proseguire nel gioco e andare. Ecco, benissimo, così. Daniele, sei morto di nuovo, ma vuoi giocare meglio? Ma Dio fa. Ma cosa ti sei? No. Ah, come cade Six! Di nuovo da capo. Dio fa. Ok, rimane accesa già. Era già accesa, quindi una volta che le accendete quelle anche se morite. Non succede nulla. Allora, io arrivavo da su di lì, quindi bisogna proseguire di qui. Sì, diciamo che la visuale inganna, mentre si gioca si può cadere perché devi fare molta attenzione. Ok, siamo su e vediamo qua se Six si arrampica qua. Assolutamente no. Qui vediamo che cosa c'è. Che cosa c'è? Cioè che mi sono innamorato di te. Ma questa Six sarà minorenne? Cribio mi consente. Guarda come si muove bene la minorenne. Daniele. Ah, qua possiamo decidere se forse aprire la porta o entrare da quel buco. Entriamo dal buco, è più raccomandabile, insomma. Proviamo. Vediamo cosa succede. Mi muovo, Dio fa. Fate furbo. Mamma, gli tiro sta cazzo di palla quella affare lì, eh. Allora, vediamo qua. Spegniamo l'accendino qui. Forse possiamo aprire questa. Ah no, questa valigia possiamo solo spostarla e ci serve per attivare lì la leva. Abbastanza chiaro. Comunque, ragazzi, il design di questo gioco mi fa impazzire. Veramente molto alla Tim Burton. Molto, molto figo. Mi consente, Crivio, siamo arrivati. La minorenne. Si è aperto il letto, fighissimo. Ma c'è qualcuno lì legato in quel letto? O oh no, non è vero. Dobbiamo aggrapparci qua, credo. Ok, fighissimo. Bellissimo, c'è una chiave lì. Ma non credo che lei la possa prendere. Ma che bello sto gioco. Sono Pippo Franco! Ce l'ho fatta. E qua? Forse bisogna solo scendere e prendere la chiave. Vediamo. Ma togli, Dio fa. L'ho presa però la chiave. Attenzione. Oh. Mi sono fatto la bua. Porca puttana! Ci servirà solo per prendere la chiave. Che però. Non so se va infilata lì. Ma proviamo, vediamo. Io non credo. Ma no, ma non ha senso. Ok, sono di nuovo su. Credo che bisogna aggrapparsi qua, eh. Infatti, credo veramente male. Mi sono fatto malissimo. No. E allora non è neanche lì. Proviamo a. Ma non è che va aperta solo semplicemente la porta? Non avrebbe senso. Proviamo a risalire di qui. Ah, ok.
Come gioca del Piero? Ma c'è un altro impiccato? Ma si impiccano tutti in questo gioco. Minchia, che botta. Porca puttana! Ah, a caso bisognava solo spingere qui per proseguire, ma come? Ma allora cosa serviva andare a prendere la chiave su? Forse serve in questa stanza la chiave? Non serve assolutamente a nulla, non ho capito. Ah sì, c'è il lucchetto qua. Ecco, vedete come a caso, ragazzi, sia riuscito a trovare la chiave, veramente proprio. Prendiamo la chiavetta. E poi direi che possiamo concludere qua il gameplay, perché un quarto d'ora, un quarto d'ora, sono diventato cinese, un quarto d'ora vola in questo gioco. Tira sta chiave, Dio fa, prendi, fatte fur. Oh. Ah, ma tira. Six. Ok. Ok, ora prendiamola, possiamo aprire. Dio fa. Ci siamo. Grande. Ce l'abbiamo fatta. Sono Pippo Franco! Il gioco dovrebbe salvare da qua, io mi auguro. Cos'è quella roba lì per terra? È una scimmietta di quelle che scimmiette giocattolo che applaudono veramente però assolutamente a caso qui. Ho attivato l'ascensore a casissimo, cioè davvero ragazzi, credetemi, non lo sapevo. Ma arrivati in alto e il gioco non salva più. Oh, non salva più il gioco. Guarda che roba. Io vorrei che il gioco salvasse per poter fare, perché ho il limite di questi 15 minuti maledetti su YouTube. Porca puttana. Se io salvo, riprendi dal checkpoint. Niente. Ragazzi, io comunque interrompo qua il gameplay di Little Nightmare perché siamo andati davvero per le lunghe. Torneremo prestissimo con il quarto gameplay di questo fantastico gioco. Per il momento vi saluto da me e Six. Un saluto. Ciao, sono Mario, 42 anni, soffro d'amnesia, non ricordo il passato. Ciao a tutti ragazzi, ci troviamo presto.